Tanti che ieri avevamo scoperto cose belle. Let's go. Non ci sono mai andata alla terrazza Campari. No, vabbè, ma tranquillo, ma ci mancherebbe. Era già finito, era già passato quel discorso. Eravamo già passati alla skincare. Cioè, anzi, poi ai locali, eravamo già oltre. Qui lo sai che i discorsi durano la bellezza di 5 secondi. Poi c'è proprio brainstorming totale, si passa di argomento in argomento. Senza un vero filo logico. Dunque, dovevamo salvare Minsk e scendiamo perché qua dovevamo anche sconfiggere gli alleati di Omer, si stavo per dire, non si chiama Omer, si chiama Oren. Qua. Ok, allora, con attenzione. Orin. Di Omer. Dobbiamo andare in Bielorussia. Ah, aspetta. E qua c'era una trappola. Niente, nessuno me l'ha percepita. Porca miseria. Vediamo se posso evocare Graffio, che magari lui la percepisce. Graffio? Vai avanti tu, grazie. E la percezione è molto alta. La prova! Ah, è rituale. No, povero Graffio, è rimasto dentro da solo. Poverino. Ho buttato lì dentro. Vabbè. Dunque. Cose da lanciare a questi loschi figuri. Erano tanti nemici. Se non vado troppo avanti, tra l'altro mi sa che riesco a triggerarne uno alla volta, che forse è meglio. Quindi vai. Bersaglio del rituale Balita, entriamo con tutti. Però poi non posso andare in ira, aspetta, se vado fino a qua. Però qua non credo di riuscire a colpirli, vediamo. Vediamo se ci arrivo. Ah, avevano santuario, mi ero scordata, va bene. E vorrà dire che ne approfitterò per utilizzare sfocatura. E basta. Aumenta 21 la tua forza. Vai, utilizziamo anche l'elisir della forza dei giganti delle colline. Vai, spariamo un po' di elisir che è arrivato il momento. Che non li uso mai, mi scordo sempre, usiamoli. Ah, tra l'altro oggi su YouTube esce un episodio di Metal Gear Solid. Chi lo sta seguendo? Da YouTube. Andiamo sempre più avanti. Ciao Nick Brenna, grazie per i 47. Wow, quasi 4 anni, ti ringrazio tanto Nick. Oddio, ma ce ne sono altri qui. Ma io ci arrivo? No. Sì, aspetta. Dice sì che ci arrivo. Devo rompere le palle ai maghi. Vai, stagli addosso, sti fedenti. Sono altri dalle ombre. No, Graffio! Bastardo. Qua tornano subito invisibili, ma tanto li faccio fuori lo stesso. Non è che vi salvate, perché siete invisibili. Oh! Ma io posso far entrare anche gli altri? Come on, per capire. No, non ancora. Perché sono sorpresi. Ciao, Peppeo! Grazie per i 3! Bentornatissimo, Peppeo! Dunque, io con Karlach, ragazzi, salterei qua su e li butterei tutti giù. E tra l'altro sta roba salta un bel po' in là. Come la faccio a piedi? Tanto
tanto questi qui sono costretti a scendere, non è che possono stare lì forever. No, non disperdiamo troppo le forze, va. Allora, da qui dovrei riuscire a colpirli. Vediamo un po'. Lui sicuramente. Elevazione inferiore, ma ce ne sbattiamo. Colpisco anche il povero Angelino. Mi spiace, Angelino. Niente, questo è già morto. Mamma mia, quanto sei forte, Karlach. Ti adoro. Che bella, Karlach, con st'arma da lancio. Best tridente. Che meraviglia, veramente, sto PG. Poi. Allora, tu mi arrivi fino a qua. Volevo utilizzare sfocatura, ma non ho abbastanza slot incantesimo. Fammi usare... Investi la tua arma attiva di veleno. Quando colpisci un nemico, questi deve superare un tiro salvezza su costituzione oppure diventare paralizzato o avvelenato. Vai. Investiamo l'arma di Astario. Percorso interrotto. Male. Qua non arrivo. Fastidio. Non posso neanche tirare sfocatura su me stesso. Aspetta, porta dimensionale. Che dovevo avere... No, devo avere qualcuno vicino per farla. Non ha senso farla qui. No, niente, proseguiamo. Questi devono uscire fuori. Adesso li sveglio io. Madonna, gli faccio un... Gli faccio un frantumare lì in mezzo. Dunque, tu che voli... Vabbè, questo è praticamente morto fra poco. Ciao, Franci! Grazie per i 3 mesi! Welcome back, Franci. Allora, vediamo se ci arrivo qua. No. No, qua no. Sì, però, aspetta. Fin dove posso arrivare? No, fino a qui sì. Okay. Almeno fungo da esca. Fight. Let's go. Oddio, aspetta, potevo andare invisibile. No, non è vero. I wonder if this is worth the cost. Io devo riuscire ad arrivare qua. A castare. Oppure usare volare. O ancora teleportarmi qui. Fare un disastro. Non se mi conviene. Secondo me sì. Sì. Il problema è che poi non posso più fare niente. Need to find a way forward. Ah, presi tutti. E 3. 1, 2 e 3. E dato che sono tutti e 3 arcieri, io sono una piccola testina di cazzo. Io mi teleporto proprio qua, in mezzo a voi. Salve. Allora, dove sono le mie pozioni? Perché agli arcieri gli dai fastidio, no? Se gli stai in melee. Mentre io non ho particolari problemi. Allora. Perché ho mago da battaglia, quindi posso anche avvicinarmi. Dunque... No, una pozione volevo. Dove le ho messe io le mie pozioni? Qui. Vediamo un po' se c'è qualcosa che fa al caso mio. Tipo topi. Velocità.
Prossimo turno. Prossimo turno mi bevo questa qua. Allora, cuore. Guarda che poverina è rimasta da sola. Adesso risolviamo tutti i suoi problemi. Vorrei tirare benedizione, ma sono troppo splittati ora. Mannaggia, mi serviva che cuore fosse la prima ad attaccare. Banchetto degli eroi non ho mai provato ad usarlo. Questo lo dovrei fare prima del combattimento, il banchetto degli eroi. Ottenete vantaggio di tiri salvezza su saggezza e i vostri punti ferita aumentano e non possono essere spaventati. Dovrei sempre iniziare prima dei combattimenti, fare un bel banchetto degli eroi. È che a volte non sai quando ci sono i combattimenti, non lo puoi sapere. Ciao, sorayetta! Me l'ha regalata la mia migliore amica per il compleanno. Non ti so dire dove l'ha presa. Però sì, è molto bella. Vediamo, prendo qualche elisir anche con lei. Allora, no, perché ho 20. Io di CA ottiene uno slot incantesimo di livello 2 extra. Se bevuto sostituisce gli effetti. No, non me ne faccio niente. Resistenza al necrotico, non me ne faccio nulla. Abbastanza rosicando, perché non posso fare niente di quello che vorrei fare. Tirerò i guardiani spirituali e andrò fisicamente sulla gente, però... Considerando che non credo che ci siano degli attaccanti fisici, ma siano tutti ranged... Non so quanto possa essere sensato. Il guardiano della fede qui potrebbe essere molto sensato, però non ci arriva. Pochissimo range. Che palle, non so davvero cosa fare. Esortare i redi vivi. Non li ho neanche controllati, sono degli hobgoblin. Questa entità è vittima di una trance da parte del massacratore. La condizione termina se il massacratore viene sconfitto. Ah, quindi magari non sarebbero neanche cattivi. Late. Vabbè, facciamo faro di speranza. Dai, i tuoi alleati recuperano il massimo di punti ferita possibile. Quando vengono curati ottengono vantaggio di risalvezza su saggezza da quelli contro morte. Dai, facciamo questo perché almeno faccio qualcosa di utile con questo faro di speranza. Se no davvero non saprei che cosa fare con lei. Non voglio sprecare un turno, non adesso. Non è assolutamente il caso di sprecare turni contro tutta questa gente. Comunque vediamo se riesco a teleportarmi fino a qua. Se sì. Sì, grande. Grande, mamma mia, quanto è forte l'elementale. Quanto posso amare l'elementale. Solo che cavolo, devo farli ad area. Aspetta un attimo, io posso spostarmi da qui? Sì, leggermente. Uno morto, due menomati. Menomati ma congelati. No, Angelino! Contrattacca, Angelino, spaccagli la faccia! Ok, Eva. Ha preso sul serio Angelino, eh? Scherzava. Quasi quasi mi prendere anche l'attacco di opportunità. No, stai lì. Ah beh. Aia. Cosa nebbiosa, suca. Invisibile. La tua morte sarà la mia offerta. Sì, sì, credici. Ciao Lapo, grazie per il raid. Allo. Come stai, Lapozzo? Oh, no.
Scusa se ti rompo le scatole, mi sa che un faro di speranza. Ci devi prendere gli alleati. Ognuno che ha il suo buff può usufruire della cura massima dei vantaggi. Non è un'aura? Mi sa di sì. È una condizione. Già, you're right. Vabbè, era giusto per non sprecare un turno, però. Amen. Pazienza. Allora, vediamo quassù, non vedo niente. Devo arrivare dal tizio che sta esattamente dove. Dove cavolo sta quel tizio che mi ha attaccato? Non lo vedo. Usiamo l'altra visuale. No, oddio, con l'altra visuale pure peggio. Scherzavo. Dove cavolo è? Ma era qui, era, mi sa. E non me lo son so... Ah, è qua! Ok. Quindi devo arrivare lì. Va bene, ci si può arrivare, dai. Andiamo. Got it. Arrivo fino a qua. La mia arma non credo possa essere lanciata così tanto. Ciao, Fefe! Grazie per i 20! Oh, che carina. Sei sempre molto dolce, Fefe. Bentornata. Stiamo andando avanti con Baldur's Gate. Oggi ho fatto live un po' prima che ho un evento nel pomeriggio. Allora. Fatto. Via. Fatto via. Io non sono ancora entrata in ira perché non ha senso finché... L'attacco a distanza come azione gratuita. Bello. E dicevo, non ha senso... in questo momento. Grazie, Fefe. Ciao, Axel. E su Karlach sono... sono barbaro. Barbaro puro. Direi di finire lui. Ah, no. Perché l'imp... L'imp dov'è? L'imp è dall'altra parte. Allora sì. Finiamolo. Vabbè, 61, aveva 2 di vita, sempre esagerato sei, Astarion. 61 danni. Grazie, Mau, per il regalo ad Axel. Grazie millissime. Thanks. Più vale essere Astarion. Ma io mi trovo, guarda, io mi trovo benissimo con Astarion assassino, ma proprio strabene. Sì, sì, ha fatto 61 con una freccina, considera. Ed è un assassino. Figurati. Se chiamo sti tizi, non il mio elementale, neanche Lilian, ma questi due. Allora, prima lui. Vai. Fuori. Poi. Adesso arrivo da te, amico. Sufficiente. Ah, mi tocca stare ferma qua. Non posso usare scatto. Si è rosicata. Ciao Dragonx! Dragonx 21GN, grazie per i 16! Ma bentornato, Dragonx! Grazie mille per aver risabbato. What path lies before me? Ok, è arrivato il momento di iniziare a fare sul serio. Parto da sortilegio. Su cosa sei forte? Fantasma. Porca boia! Bastante. Riduce di 1 i prossimi danni che subisce. Poi perde una carica di inarrestabile. Ok. Come parte della sfida per entrare nel tempio, questa entità ha iniziato a cantare. Può lanciare parola del potere uccidere di balla al termine del suo rituale profano. Allontanarsi a più di 55 metri da questa entità rende i suoi nemici immuni all'effetto, così come uccidere questa entità interrompe il rituale. Allora, io lo maledico su saggezza. Maledicte est. Poi mi avvicino a questo signore. Faccio 1, 2, 3. Perfetto. Bye bye. Ho visto il corpo volare di sotto. Bellissimo. Quanto amo il Warlock. Mamma mia, veramente. È diventata la mia classe preferita. Duriel, grazie mille per i 18.
Buon pomeriggio a te. Bentornato, Duriel. Grazie per la risabona e per il trenino. Grazie. Buon pranzo, Mau. Ciao, Bralli. Ok, qua abbiamo fatto, abbiamo dato. Smettete di dare fuoco. Cuore, grazie. Andiamo a camminare. E vorrei tirare una curettina da Starion. Qua continuano, vabbè, che oddio. Quella messa peggio in realtà è Lillian. Devo riuscire ad arrivare dall'altra parte se voglio aiutarla. Palle, non posso fare niente con cuore. È tutto troppo lontano. Perché non posso più tirare parola guaritrice, scusami? Ah, perché ho già usato l'azione bonus. Boh, niente. Cioè, non ho veramente niente da fare. Libertà di movimento, toh. Sì, tra l'altro in mischia. Vabbè, tiratelo su te stessa, giusto per fare qualcosa e non stare ferma nel tuo turno. Sennò piango. Poi andiamo con l'elementale da questo discreto signore. Salve. Sono proprio io. Molto bene. Finito, ancora l'ultimo colpo di inarrestabile. E tra l'altro io mi sposto anche, non voglio stargli addosso. Però forse, vabbè, lo minacciavo. No, però mi... Questi? Oh! Ma guarda! Ok. Mi sa che finalmente possiamo iniziare a fare cose con cuore e con Astarion. Guarda questi! Un 600 attacchi a testa, tra l'altro. E vabbè! Quanti stanno entrando in combattimento? Vabbè. Il mondo. Cos'è successo? No, aspetta! Si è teleportato via! Sì, si è teleportato dentro! Qua sotto! Ah, non credere di potermi scappare. Ma non ci pensare proprio nemmeno. Angelino, vai a fare compagnia all'arciere, vai. Allora, dai, dimmi che ci arrivo, ti prego. Sa che devo fare tappa sotto prima, perché non... Per poco, per pochissimo, guarda. Ah, che rosicata. Ok, andrò ad aiutare cuore. Salve. Luke lo strangolatore. Fortissimo. Karlak. Oh! Occasione golosa, mia cara Karlak. Ira. Caso che io abbia una fantastica arma da lancio che non vedo l'ora di usare su di voi. Buttato a terra, sfigato. E vi vengo pure addosso. Ciao. Piacere di conoscervi. Sono Carla, che sono qua per farvi un culo così. Dunque... Quelli lassù sono molto problematici, ma prima devo occuparmi di questo. Vabbè. No! Aspetta, non mi dire che pure questo è inarrestabile. Che due coglioni! Tutti con sto inarrestabile! Che fastidio! Vai, devi tornare qua. Mi dispiace farti svuotare. Anzi, aspetta. Perché c'è anche gente qua dietro.
forse è meglio raggiungere. Vediamo. Allora, ora come ora riesco ad arrivare al massimo fino a qui. Quindi mi conviene andare un attimo a dare manforte a Karlak e poi volo sopra. No, non ci arrivo. Non arrivo neanche lì. Arrivo, mi sa, massimo. No, neanche qui. Arrivo massimo qui. Armage, grazie per i 62. Ma bentornato. Grazie, Arma. Nothing important is ever easy. Welcome, Beku. Volare. Intermittenza. Un sacco di cose che posso fare. E che poi devo mantenerci sulla concentrazione, mentre io ho la concentrazione su sortilegio in questo momento. E non voglio spezzarla. Però in ogni caso mi tocca arrivarcela. Posso saltare fino a qui? Sì. Ok, sì, è fattibile. Seems like the best way. La faccio a piedi. Un turno? Sì. Attenzione! Come ho potuto dimenticare la danza macabra? E che li dovrei evocare sotto? Che, sì, vabbè, possono fare le scale in realtà. 1, 2, 3, 4. Resurges! Resurges! Orda famelica! Andate a fare il culo a quelli. Oh, tocca a cuore. Allora, questo tizio sembra molto forte. Lo vedo messo benissimo a Starion. Guardiani spirituali non sono male. In questa situazione. No, invece sì, sono male perché non me ne faccio niente. Allora, tu, caro Luke, lo strangolatore, sei un umano di livello 8. Se io ti faccio blocca persone, entra al 64%. Non vedere! Yeah. Bene, e tiriamo... Guarigione 70... No, non la tiro guarigione su di lui. Più che altro... gli sto vicino. Mi metto da questa parte. Ok. Bene. Tocca il mio elementale. Io continuo a massacrare il boss di tutti. Si è teleportato qua sotto, ma Carla che era già pronta lì. Forse converrebbe un incantesimo ad area. Però non voglio prendere Karlak. Riesco a prendere solo loro due? Sì. Sì, sì. Ottimo. Cazzo, ho preso Karlak? No, non ho preso Karlak. Vabbè, in ira. Ritorsione instabile. Ma cosa sono sti te? Ah, perché sono tipo da una parte lontanissima della mappa. Dunque, Angelino, tu mi devi andare da loro, però.
Tu devi volare via. Devi volare da queste persone. Quindi fai una roba. Allora, facciamo questo attacco. Molto bravo. Ok, sono tre colpi. Quindi ha tolto... gli ha tolto il... come si chiama lì? Il fatto di non poter essere attaccato. Però adesso noi ce ne andiamo. Vai. Ci avviciniamo. Tanto ha un sacco di vita, tra l'altro. Ha 136 di vita, Angelino. Quindi può anche tankarsi un sacco dei colpi... Di questi tizi qua. Bene. Bene, bene, bene. Allora, attacco minaccioso mischia. Baglio dello zefiro. Carica linea retta creando un vortice d'aria che colpisce i nemici e potrebbe farli sanguinare. È un bel attacco, ma io farei attacco irruento sul massacratore. Così gli faccio un pezzo di colpi. Bene, spaventato. E ti faccio pure... l'azione bonus. Dovevo farlo prima. Olio di anatema. Lo dovevo far prima, mannaggia. L'avrei seccato. E vabbè. Sarebbe morto. Dunque, Astarion. Qui Luke lo strangola tu. È stato bello conoscerti, caro Luke lo strangolatore. Abbiamo fatto più danni di quelli che della vita che ti ha dato tua madre quando ti ha partorito. Sei contento? Io molto. Astarion è forte. Astarion assassino è fortissimo. Ti dà delle crocchine veramente. Ok, allora tocca ai miei Gollum, Goblin, Ghoul che non sanno cosa fare. Ci sono delle scale. Vi prego, ditemi che sapete fare le scale. Ok, i Ghoul non sanno fare le scale, quindi li ho evocati per nulla. Buona sapersi. Dunque, vediamo se riesco a dare l'ultimo colpo al boss che sta qui. Ah no, ma guarda, uno dei miei ghoul è andato, si è lanciato, però si è fatto molto male. Cioè, gli altri tre sono rimasti lì. Uno si è buttato di sotto. Non credo che non sappiano fare le scale, effettivamente. Non ci avevo pensato. Riesci ad andarci qui? Sì. No. Non c'è lo spazio. Sì. Dai, ti prego, manca un colpo. Guarda, se riesci a darlo tu, rido. Due. Pazzesco. Pazzesco. Limp ha sconfitto il boss. Bellissimo. So much for peace. Ok, quindi adesso non hanno più la frenesia oscura lì, quella roba che avevano prima. Allora, ghoul, fate come me. Scale, vedete? Ci sono delle scale, potete farle. Posso passare. Oh. Allora, qui ci arrivo? Assolutamente sì. Uno, no, no, assolutamente no. Percorso interrotto. Porca miseria. Non so mica se usare la porta dimensionale qua. Posso anche riapplicare sortilegio. Quasi userei volare su di me. Andare a fare il culo a questi. Ma sono spariti. Ma no, aspetta, sono sotto. Non sono spariti. Sono scesi. Io mi prendo un ghoul e me lo porto. Posso arrivarci là. Ma è totalmente inutile sta cosa. Che mappa di merda, veramente. Io non so a chi gli è venuto in mente di far sta mappa.
posso fare niente. Perché il percorso è interrotto. Quindi mi farò le scale. Ciao Nika. Sì, perché avevo voglia di giocare a Baldur's. Ma l'avevo detto ieri sera che oggi avrei giocato a Baldur's. La scaletta devi... Esatto, indicativa, come ti dice Niku. Cioè, la scaletta vi serve solamente per capire in che orari io sono live. Poi i giochi... Anche perché io i giochi li decido lunedì mattina. Però c'è caso che, di giovedì mi sveglio e dico: però domani voglio giocare un'altra roba. No, no. La scaletta, ragazzi, è sempre indicativa, perché io di lunedì non è che posso decidere tutti i giochi che giocherò durante la settimana, quindi mi faccio un'idea di che cosa mi piacerebbe giocare, però se mi sveglio giovedì che dico domani voglio giocare a Baldur's Gate, gioco a Baldur's Gate. Quindi diciamo che è più per gli orari la scaletta. Però vi avviso nelle storie di solito per dirvi che cosa streammo. Nelle storie vi dico sempre: oggi streammo, cazzo so, Baldur's Gate, oggi streammo Inco Pallo Gate. Take you. Voi buttate sempre l'occhio su Instagram. Beh, Nika, tanto era l'inizio del combattimento che avevi visto ieri. Era proprio l'inizio di questo. Non ti sei perso nulla di che. A livello di trama non ti sei perso niente. È il combattimento che stavo facendo anche ieri. Allora, suo tizio è quasi morto e secondo me... Non so se portarlo via da qua. Perché io lo teleporterei via, sinceramente. Perché qua sotto ci sono altri nemici. Li devo iniziare a raggiungerli, quindi... Oh, mi ha fatto un favore. Ha spinto avanti, grazie. Vai. Inizio a raggiungere i tipi dall'altra parte. Sì, Luciano, sì. L'avevamo iniziato, ma... Com'è morto? No, aspetta. Che cosa è successo? Ah, perché erano loro due i cattivi. Non ho capito che cosa è successo, ragazzi. Mi sono distratta un attimo. Ma l'avevo già ammazzato il tipo del rituale, o sbaglio? Non era appena morto? Me lo sono sognato che è morto? Fuggito? No, aspetta, quello del rituale l'ho fatto fuori. Ma sono scappati gli altri? Ah, perché ho ammazzato quello del rituale, quindi gli altri se la sono data a gambe. Ok, abbiamo vinto allora. Yeah, figo. Bene. Rianima un corpo come una feroce mummia che combatte al tuo fianco. Benissimo. Il bersaglio non può essere rianimato. Rianimiamone uno. Ormai sono diventata una necromante io qua. Proviamo tutta questa zona per bene. Intanto salvo, aspetta. Che poi voglio fare un riposo breve. Qui inizio ad avere il mio piccolo esercito personale di creature. Piccolo per modo di dire. Pensa essere un esercito importante. Lo strangolatore perde di nuovo. Luke, lo strangolatore perde di nuovo il gesso delle nocche per la quarta volta in questa decade. Sappiamo tutti quanto odi dover pulire le latrine, quindi mettiamoci in fila e prendiamolo in giro mentre lo fa. Ma pure no, ma poverino! Beh, preso in giro. Le imprese dell'ordine del colpo affiliato, un resoconto macchiato che alterna due diverse grafie, una spessa e misurata, l'altra obliqua e regolare. L'ho fatto di nuovo, vero? Ho colpito nel segno, vero? Immagina, locanda dell'elmo e il mantello. Un patria rinen cespica fino alla latrina, si china sulla tazza e vomita dappertutto. L'unica cosa che devo fare è far cadere un mattone da dietro. È finito.
Un'uccisione gloriosa e diligente, amico mio, ma impallidisce in confronto alla mia recente impresa. Il veleno era la chiave ed era sulla chiave. La povera creatura ha preso la chiave per chiudere la porta di casa, per mettersi al sicuro, e ha segnato il suo destino. Si parla di veleno, eh? La mia ultima vittima stava cucinando uno stufato. Aveva anche un buonissimo odore, un sacco di carne, agnello, credo. Penso che fosse per una grande festa, abbastanza da sfamarne una famiglia, forse anche un'intera strada. Secondo me mancava solo un ingrediente. Lo aveva anche nella sua dispensa, proprio lì. La liscivia. Un sacco di liscivia. Oh, come gorgogliava, amico mio, un coro meraviglioso. Ho gettato un sottile amo d'acciaio nella zuppa. Lei l'ha inghiottito e si è conficcato direttamente nella parte posteriore dell'esofago. È morta soffocata dalla zuppa e dal sangue. Brutta morte. Ho trovato un cuoco tutto solo, chino su una pentola di brodo ribollente. È stato semplice, facile. È bastato spingere giù la testa e tenerla. Sembra che sia morto in un attimo. L'elaborato gioco delle parti continua in modo simile. Cioè, stanno dicendo come assassinare la gente. Esatto. Allora sì, quando avremo finito questa run, io voglio assolutamente fare una run pulsione oscura. Voglio proprio entrare nei puri meandri del Dark Side. Oh sì, diciamolo. Ciao Pavlos, ben arrivato. Ti voglio proprio vedere. La vedrete perché la voglio fare pulsione oscura. Fatene privi. Master Saina, buon anniversario! Ciao Master Saina. Bentornato. Come ci arrivo di là? Posso usare volare. Non so che se con il salto ci arriviamo. Ah, ma ci sono le scale. Sì. Deve fare tutto il giro. Alberone. Eh sì, deve farsi le scale da qui. Devo arrivare ad un corpo per rianimarlo e avere una mummia con me. Ovviamente che posso del cavolo. Non so che cos'è. Un po' da campo. Sì, era. Ah, c'era un forziere anche all'inizio, ora che ci penso. Prendo tutto. Ci sono i miei poveri golem che mi seguono dappertutto. Avrai rimorso, sarà l'isola le decisioni che prenderai. Ah, non lo so, non ne ho la più pallida idea. Lo scopriremo solo vivendo, direi. Non posso saperlo prima. D'argento. Aprirà questa porta? Sì. Facile. Ok. Aspetta, perché qua poteva salire. Ah, ok. È per andare nella parte superiore. Dove ho ucciso quei tizi. Sono scomparsi i corpi. Cavolo. Non posso rianimare nessuno. Incredibile rosicata. No, qua mi faccio male. Ma che posto è questo? Che non ci sia niente e nessuno. Forse devo proseguire. No, aspetta, io sono arrivata da qui, giusto? Sì, ho fatto il giro da qua dietro. No, non capisco. Vai a sentimento? Ah, sì. Faccio così. Ah, ma aspetta, stavate parlando della pulsione.
ma qui c'era un altro forziere. C'è anche una porta, ok. So che cos'è. Perché non posso vederlo? Ho preso. Questa lettera macchiata di sudore sembra incompiuta, forse addirittura mai spedita. Ai miei compagni di sangue, se state leggendo questa missiva, sappiate che siete tra i miei più fidati confidenti. Sappiate anche che se doveste tradire la mia fiducia, le mie mani vi stringeranno la gola con il saldo abbraccio di un amante ferito. Sì, è così. Ultimamente, amici miei, sento una chiamata. Quando le mie dita si incontrano intorno alla trachea della mia preda. Come se ci fosse una voce che mi sussurra dolci assurdità all'orecchio mentre le strappo il respiro dai polmoni. Penso di essere stato eletto dal nostro signore dell'omicidio. Forse sono addirittura un parente. Sì, miei confratelli. Mi giocherò l'eredità dell'omicidio, il trono di sangue. Sfiderò Lady Orin per il suo diritto di nascita. E se la mia presa fermerà i suoi rantoli prima che mi strappi la pelle dalle ossa, diventerò Luke lo strangolatore, il figlio di Bal. Nota a me stesso, inventare un nome più accattivante che questo è una schifezza. Ok, sì, beh, Luke lo strangolatore è decisamente molto morto, perché tra l'altro è stato anche abbastanza facile da sconfiggere, quindi non credo che Orin sarà così semplice da battere. Vorrei sbagliarmi. Ci credeva tantissimo Luke lo strangolatore. Sì. Ciao Zamsko, vorrei porti una domanda. Quanto ammonta il numero di ore attuali della tua prima run su Baldur's Gate? Per ora sono sopra le 170 ore, sarò sulle 180 ormai. Te lo chiedo perché verso la fine ho saltato molte cose, perché volevo vedere la fine e mi piacerebbe avere un riscontro oggettivo su qualcuno che lo sta giocando interamente. Guarda, io sto cercando di fare tutto. E con tutto intendo proprio tutto quello che posso. Ovviamente è impossibile in una run sola fare tutto, però sto andando dappertutto. Cioè sto cercando di fare tutte le secondarie, di portarle a termine. Sicuramente qualcuna l'avrò balzata perché... in blind è difficile trovare tutto, però ci sto provando. Sì, Narwa. Considera che abbiamo iniziato questa run quando è uscito il gioco e ancora la stiamo portando avanti, perché ovviamente non è che posso fare solo Baldur's Gate, quindi ogni tot facciamo un pezzo. E sì, siamo sopra le 180 ore, credo ormai. Ma penso che la finiremo intorno alle 200 ore. Perché ancora abbiamo un sacco di roba da fare. Ancora manca un sacco di roba, infatti. Andiamo. Nella sua rovina genererà una schiera di progenie mortali. Io li accendo tutti, eh. C'è il sangue. Sono ovunque le insegne di Bal. Tra l'altro io volevo fare un riposo. Poscia di maiale me la porto. Non so se fare adesso riposo breve. Se trovo qualche cadavere, lo rianimo e lo porto con me e poi faccio riposo breve, perché non voglio sprecare uno slot incantesimo. E la cosa bellissima del necromante... ah, c'è una via di qua. Dicevo, la cosa bellissima del necromante è che... puoi praticamente ricaricare gli slot incantesimo con un riposo breve. Cioè, ne ha solo tre. I trucchetti. Vabbè, ha solo tre slot incantesimo, ma li ricarichi di continuo, quindi è strafigo. In più, vabbè, ha deflagrazione occulta che fa un sacco di danno. Oh, perfetto, un cadavere. Ah, lui non può. Serve proprio un cadavere cadavere. Questo è tipo di ambientazione. È troppo cadavere, esatto. Serve ancora quella ciccia addosso. No, io non ce la posso fare a rushare il finale. No. Con calmissima, guarda. Preferisco metterci tanto tempo, ma voglio fare tutto. Perché è la prima run. Sennò poi so che me ne pento se lascio indietro cose. Perché la prima run sarà sicuramente quella più completa che farò. Poi le altre andrò molto più spedita. Specialmente Pulsione Oscura, secondo me andrò abbastanza spedita, quindi... oddio, non è detto. Scoperta. Oh,
Oh, bello. Ho bloccato il teleport per il tempio di Baal. Bene, benissimo. Super bene. Ciao Stecco, grazie per i 2 mesi. Bentornato. Chi sono rimasti? No, aspetta, gli altri ghoul? Vabbè. Ce n'è solo uno, quello intelligente che si era buttato, poverino. Eh sì, e abbiamo perso dei ghoul per strada. Wonder if the gods are watching me. Pazienza. Nando did not see that. He did not know. Qui si va? No. He did not revel in the glory of what is to come. Mario? Più che altro voglio prendere... Cioè, non voglio andare avanti con... salvataggio. Voglio prendere Jaira dove, quando c'è Minsk. Un altro salvataggio. Attenzione. Ma ci stai, Ella. È normale, sì, se sono le prime esperienze che hai con questo tipo di giochi, ci sta che all'inizio ti perdi qualcosa. Considera che questo tipo di RPG isometrici io li gioco da quando ero bambina, perché ho iniziato con Icewind Dale 2, Neverwinter Night, che ero alle elementari, per farti capire. Quindi... li gioco praticamente da tutta la vita, quindi anche se... Questo è D&D ed è sicuramente più complicato rispetto a un Divine Divinity, rispetto a un Neverwinter Night, perché comunque anche Neverwinter Night veniva da qua. Però comunque diciamo che è quella roba lì, ecco. Quindi è roba con cui sono cresciuta. Qua stanno accadendo cose. Io vado a esplorare anche questa parte alta. Per te è il primo, ed è uno dei migliori giochi che abbia giocato a mani basse. Guarda, per mia sorella, la mia sorella piccola, non aveva mai giocato a nessun gioco di questo tipo. Fuck. Meno male che non ho ancora fatto il riposo. C'è un po' di gente morta qui. Sarion, mi... puoi... No, niente, volevo fargliela. Beh, questi li posso rianimare, però. Io rianimo questo grossissimo. Tutti morti. Bella fuori. Oh, la testa del pagliaccio! Evviva! Qualcuno ha tagliato la testa di questo povero pagliaccio. I tendini si staccano dalla gola lacera come cordame da circo. Yes! Oh, God! Abbiamo trovato un altro pezzo. Ok, dobbiamo leggere questa lettera. Vai. L'effigie di Amelissan, che sfiorò la divinità, a cosa servì il suo tradimento? Si credeva perfetta, ma dimenticò colui che serviva. Al di sotto si trova una firma esagerata, scritta con il sangue. Orin la rossa. Ah, comunque sì, ti stavo dicendo che anche per mia sorella era la prima volta che giocavo in RPG isometrico, e anche l'altro mio fratellino, Axel. Per entrambi, sia per Gloria che per Axel, era la prima esperienza con un RPG isometrico, e ti dico solo che Axel in un mese, l'altro mio fratello, si è fatto 300 ore. Non ti dico per dire, si è fatto 2 run, 300 ore, 150 ore circa a run, infatti era preso benissimo. Mia sorella Gloria, nel giro di 3 settimane... ha fatto tutto quello che io ho fatto praticamente da quando è uscito sto gioco. Cioè, è all'atto 3. È a metà dell'atto 3. In 3 settimane, per farti capire. E i miei fratelli, per dire, era la prima volta che giocavano una roba così. E inizialmente erano tipo, ma non lo so, forse non è il mio genere. Presi benissimo. Ma presi strabene.
No, la glow è a metà del lato 3. È più o meno dove siamo noi. Ma in 3 settimane. Bastante. Allora. Sì, sì, sì. Vabbè, ma noi... Allora, il problema nostro, ragazzi, è che giochiamo a troppa roba. Cioè, parlo per me, ma parlo al plurale, dato che comunque sono cose che viviamo insieme online e che giochiamo a troppa roba. Giocassi solo a Baldur's Gate, sì, l'avremmo finito anche noi, perché 5 ore al giorno, 5-6 ore al giorno di Baldur's Gate, va che lo finisci anche abbastanza in fretta. Cioè, in fretta no, però nel giro di un mese lo finisci. Il problema è che stiamo giocando troppa roba. Allora, restiamo. Come spazio non sufficiente? Allora, provo a rianimare lui. Sì, lui posso. Oh yes, baby. Ah, una bella piccola mummia. Che carina. E poi evoca elementale. Ma continuo a tenermi quello d'acqua. Mi trovo molto bene con l'elementale d'acqua. Il mio famiglio è qui con me. I ghoul purtroppo non sono qui. Non so se tirarmi un volare addosso. Facciamo sto riposo, dai. Adesso ci sta. Anche perché secondo me ci sarà un altro combattimento e devo ricaricare gli slot. Polpo Paul, grazie per i 10 mesi. Ciao Polpo, bentornato. E grazie anche a Stecco, ciao carissimo. Grazie per i 2. Guarda un certo monarca delle ombre. Hai visto che bell'esercito di non morti che ho? Non so di che monarca delle ombre tu stia parlando. In pari. Anzi, non sono in pari perché porca miseria non trovo il volume 15. Dio santissimo. Infatti guarda, anche è la prima cosa che ho detto, ci siamo capiti. Cioè quando ho iniziato a evocare roba ho detto déjà vu. Che bello. Ah! Ma le avevate viste queste meravigliose decorazioni di teste? Teste budella? Oddio. Sai che puzza? Deve essere un odore terribile in questo posto. L'odore non è neanche l'ultimo dei problemi. Qui non c'è niente. Ah, se c'era la testa di Dribbles... La lettera l'abbiamo letta, che non mi ricordo. Sì, 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 sì. Ok, abbiamo fatto tutto il giro. Mi manca sto pezzo di qua. Però devo passare da qua. Andiamo qui. Devo salire, mi sa, verso le testoline. Sono chic. Sì, dovrebbe essere uscito il volume 16, infatti l'ho ordinato. Però non so perché su Amazon mi dà... Nel volume 15 mi dà tipo 8 euro di spese di spedizione. E non l'ho voluto prendere perché ho detto scusami. Ma infatti devo imparare a preordinarli sempre. Adesso li sto preordinando sempre ultimamente. Perché sì, cioè mi ci compro un altro manga con 8 euro di spese di spedizione. Ma non esiste infatti che gli do 8 euro di spedizione. Giuro, se guardate su Amazon il volume 15... lo puoi comprare solo con 8 euro di spese di spedizione. Eppure il volume 20 di Dragon Ball mi dà sto problema, perché lo mettono a 20 euro. Costerebbe 15. Ma infatti sì, sono io che non ho sbatta mai ogni volta di andare in libreria. Quindi di solito li prendo su Amazon. Però li devo preordinare su Amazon, perché così ti danno sempre il prezzo minimo garantito. E invece vabbè, mi ero persa un volume di solo. Mi ero persa il 15 e mi ero persa il 20 di Dragon Ball. Infatti adesso mi dovrebbe essere arrivato il 16 di Solo Leveling. E mi manca il 15, porca miseria. E ho il 21 di Dragon Ball e mi manca il 20. Comunque vabbè, in realtà mi basta andare in libreria e li trovo. Di qua. Andiamo giù.
What's on your mind? Mistake, sorry. C'era anche una roba da esplorare sopra. Voglio vedere che cosa c'era sopra prima di andarmene. È che ogni passo in più che faccio rischio di perdere uno sgherro. Guarda, il manga è molto più bello secondo me della serie. Cioè la serie sì mi sta piacendo, però il manga è più figo. E che la serie viene dalla light novel, che tutti mi avevano detto essere ancora più bella del manga, ma io non sono assolutamente d'accordo. Perché infatti tutti mi dicevano: no Kuro, leggi la light novel che è molto più bella del manga. Io sto guardando la serie TV che è presa dalla serie, dalla light novel. Mamma mia, mette tutte le parti di introspezione in cui lui si fa i pipponi perché non vorrebbe fare una cosa, perché poi, tanto poi la fa. Che cazzo ti fai i pipponi a fare? Tanto poi lo sappiamo che le andrei a fare le robe, quindi inutile che ti fai quei momenti introspettivi che non servono a niente nessuno. E quindi preferisco il manga, molto più combattimento. Fidati che la novel è molto più bella, approfondiscono molto i personaggi e anche la psicologia di Jin Woo. Ma è proprio quello che mi sta sul cazzo. Io non voglio che approfondiscano la psicologia di Jin Woo. Mi rompo le palle tantissimo quando mi mettono i pipponi di lui che sta lì a riflettere e dice: ma non lo so se fare questa cosa, perché forse... ma tanto la fai, tanto la fai, falla e non rompere il cazzo. No, io non sono un amante di quelle parti introspettive lì, quindi preferisco il manga, che è tutto combattimenti a manetta, mi piace da morire. Io sono tutto il tuo opposto, Nika, io vorrei solo combattimenti. E gli approfondimenti psicologici sono tipo: mollami. Che palle. E io bimba di ball. Io come te, Svet. Cura una di noi. Sì, sì. Ma il manga sono tanti combattimenti uno dietro l'altro. Non è vero che sono tutti uguali. Assolutamente no. Vedrai, vedrai. Solo leveling è bellissimo. Ha dei combattimenti incredibili. Io sì, l'ho apprezzato il finale di Evangelion, ma l'ho apprezzato in età adulta però. Da ragazzina l'ho odiato, proprio perché facevano troppi pipponi. Poi in età adulta in realtà l'ho apprezzato perché... Allora, ha del suo bello. Il problema è che i pipponi che si fa Jin Woo, i pipponi che spesso e volentieri vedi nei manga, sono sempre quelli. Quelli di Evangelion almeno sono dei pipponi diversi. No, ma non ho neanche il 41 io di Berserk. Sono ferma al 40. Aspetta. Sì, sono ferma al 40. E che in generale... assolutamente sì, Svet. Sì, 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 dobbiamo parlarne. Sì. Io non sono amante dei pipponi se sono sempre quelli. Perché, cioè, è come quando guardi, no, Naruto. Che ha dei flashback e si fa dei pipponi. A volte belli. E poi ti guardi, che ne so, Solo Leveling, ti guardi My Hero Academia, ti guardi... Cioè, dicono tutti le stesse cose e fanno tutti le stesse cose. Quindi preferisco i combattimenti e meno pipponi, perché dopo tanti anni che guardi anime e leggi manga, sono sempre quelli, le stesse tematiche, gli stessi dubbi introspettivi, sono sempre quelli. Quindi dopo un po' dico: ok, dammi combattimenti e basta, basta momenti introspettivi, grazie. E sì, il problema di Solo Leveling della serie per me è quello, che hanno aggiunto quelle parti che sono della light novel e non del manga, mentre il manga è solo lui che fa cose. No, ma a me piacciono gli anime, che mi piacciono è quando combattono. E mi piace quando magari ci sono dei misteri e va avanti la trama, ma non quando si mettono lì seduti a fare: io non lo so che cosa devo fare, perché nessuno mi vuole bene, perché nessuno mi ama. Io sono lì che alzo gli occhi al cielo e dico: che palle. I sta per il Lasera, progenie di Baal, sia manga che combattente. L sta per la Torre di Morte del Nostro Signore, il macellaio più ardente. Bello il rima. Non riguardo solo per i combattimenti. Ho detto, ho solo un problema con i momenti introspettivi inutili. Se sono dei momenti introspettivi utili, tipo quelli di Evangelion, allora sono super, super contenta. Se sono dei momenti introspettivi inutili, tipo quelli di Solo Leveling, allora ho dei problemi. E
che alcuni ragazzi, cioè, lo vedete che sono fini a se stessi. Hai visto quanta gente? E pensa che ne ho pure persi alcuni in giro. Ne avevo pure di più. Alcune cose le ho perse in giro. Sono una necromante, in pratica. Sono una warlock necromante. Esatto, Naruto ne ha alcuni belli, altri straripetitivi. Io quello intendo, eh. Ma è quello il problema, Nika. È quello il problema, che spesso sono tanto ridondanti. Perché non lo fossero e fossero qualcosa di originale. A me piace tantissimo che venga approfondita la psicologia dei personaggi. Cioè, per esempio, anche qua su Baldur's Gate i personaggi si fanno dei mega pipponi, ma sono cose originali che ti raccontano cose nuove sulla loro trama e sono dei momenti introspettivi dove loro ti raccontano il loro passato, di cose che non sai. Esattamente, Zwa-chan. A volte i momenti introspettivi sono la scusa dei mangaka per buttarci dentro dei filler, perché ti fanno rivedere per la milionesima volta lo stesso flashback dove il personaggio dice io non sapevo di non sapevo che avevo il potere per riuscire a farcela, e te lo fa rivedere tipo 4 volte e ti vuoi sparare. Ah, è bello Midirk. Cioè, se siete appassionati di MMORPG e di giochi RPG in generale dove si livella col personaggio, solo leveling, il Mattia Curioso. Ben arrivato, grazie, bentornato per il quarto. Grazie, il Mattia. Capito? Se, perché non vorrei lasciare intendere che non mi piace quando il personaggio viene approfondito dal punto di vista psicologico, non è questo, assolutamente. Io vi parlo di pipponi introspettivi. Quando intendo il pippone, intendo proprio il filler. Sì. Ho parecchi fumetti Marvel. Non sono una lettrice accanita di fumetti Marvel, nel senso che ne ho un tot, ne ho per la precisione. Ne ho una quindicina. Sto collezionando i best of, quelli della serie Gold. No, aspetta, torna indietro, dobbiamo avere tutte le gemme e le teresi prima di poterci avvicinare al cervello. Perché mi stai dicendo che qui c'è il cervello? Cerebrali, sciamano quando un cervello antico è nei paraggi, dobbiamo essere vicini al suo nascondiglio. E qui stanno sciamando assai, direi. We swallow, we contain. Fuck. Fuck. Molo della pozza morfica. Ma i topi cerebrali non dovrebbero attaccarmi. I topi cerebrali non dovevano. Non devono attaccarmi in teoria. No, meno male che ho salvato. Perché io ho fatto un patto con i topi. No, io ho fatto un patto con loro. Quindi devo aver scazzato qualcosa qui. Lunar Boy, grazie per i 3. Grazie Lunar. Ma welcome back. Vabbè, ma i topi li sciottiamo. Non credo sia particolarmente un problema. Sì, ma in Frieren non ci sono flashback. Cioè, ce ne sono, ma sono pochissimi. E ti fanno vedere delle micro scene, magari che ne so, cioè, ogni tanto c'è qua Fern che fa qualche piccolo flashback dove lei era piccolina, ma sono... ci sono tanti momenti introspettivi, sì, ma ti aggiungono sempre qualcosa alla trama. Cioè, non sono mai fini a se stessi. Ok, allora, torniamo indietro e qui ci torniamo poi. Devo farmela a piedi. Aspetta, ma se io volessi solo sbloccare il teleport, vediamo. Perché così mi posso teleportare lì la prossima volta, no? Provo ad andarci col mio imp, solo per sbloccare la via. No, anzi, guarda, vacci in invisibile. Bravissimo. Devi solo sbloccare il teleport. Mi sa che non può. Ah, ci vengo con Astarion in invisibile. We swallow, we contain.
Niente. Li ho triggerati. Non devo farmi sgamare. Esattamente. La trama si basa sul passato, quindi ci stanno in Frieren. Lì sono super contestualizzati. Esatto, in Frieren è tutto perfetto. Io di Frieren non posso dire niente. Per me è la perfezione quell'anime. Cioè, ci sono dei bellissimi momenti slice of life, combattimenti incredibili, tematiche importanti, cioè ti fanno riflettere. I momenti introspettivi non sono appunto fini a se stessi, ma anzi ti fanno approfondire tanto la psicologia dei personaggi. E ti fanno proprio vedere la crescita che sta avendo Frieren. Guarda, io lo amo veramente tantissimo quell'anime. Ci riprovo con Astarion. Vediamo se riesco ad andare in invisibile. Ah, posso. No one back home will ever believe this. Posso provare con cavalcare i venti, ma. Vediamo. Credo di triggerarli istantaneamente, ma. Esattamente, Luciano. Sì, quello intendevo, sai. Perfetto. Cato? Sì. No! Ho aspettato, mi sa, un secondo di troppo. Però si può fare. Posso riuscire, mi sa, a sbloccare il teleport e a venire via. Sono l'innocua nube, esatto. Non fateci caso. Psycho Jump, grazie mille per i 6. Bentornato, Psycho. Mamma mia, sì, Stark e Ferno sono troppo adorabilini. Sì, perché poi... Diciamo che non hanno reso neanche quella piccola romance, se la vogliamo chiamare romance, Scialba. Perché ha delle dinamiche che sono molto realistiche per due ragazzini. Questo continuo, no? Volere sì la compagnia dell'altro, però allo stesso tempo fare finta di no. Cioè, hanno ste dinamiche che... dove io ci rivedo molto, per esempio, di come ero io magari da ragazzina. Quindi, non so, mi piace molto come sono gestite le relazioni tra i personaggi. Devo sbloccare il teleport e andare subito via. Via. Ok. Non dovrei aver triggerato il combat. Vediamo un po'. Adesso con loro io mi teleporto direttamente qua. Mi sa che ce l'ho fatta senza incasinare niente. Vai. Spero di non aver buggato il gioco, però. Perché ho semplicemente sbloccato il combat lì e sono scappata. No, perché sennò, raga, me la dovevo rifare tutta a piedi fino a lì. E vabbè, non è lunghissima. Però che palle. Quindi, ecco, almeno abbiamo il teleport, volendo. Quindi salviamo. Salvo partita. E mi sa che mi congedo, sì. Ok, allora qua abbiamo entrare nel tempio di Bale, affrontare Orin. Trova la vittima di Orin nel tempio di Bale. Che io devo trovare anche Minsk. Io non so più dove sia a questo punto. Mancano ancora dei pezzi di Dribbles. Che poi anche sta roba, non è che li devo raccogliere tutti. Orin mi ha rapito Alsin ha portato via. Perché mi hanno detto che ti poteva portare via altri personaggi, però dipende da chi hai in party, a chi avevi in party. Ma Minsk era nella zona qua, però poi è scappato. Ti fammi capire. Che se n'è scappato.
Oscar è partito per Baldur's Gate, chissà, magari lo rivedremo lì. Sì, salvare il Granduca, no, aiutare la signora del crimine. Il signore di pietra, vedi, deve essere qui da qualche parte, ma l'abbiamo trovato! E che poi si è teleportato via. No, no, no. No, 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 non ditemi niente di Minsk. Tanto poi capiremo. Oh, attenzione, quelle sono trappole. E niente, parla sopra. Tu. Posso disattivare tutto perché non si sa mai qua, se no. Sarebbe da disattivare anche queste. Perché potrei anche farli saltare, ma il problema è che far saltare i ghoul è un po' complicato. Aspetta, disattivo anche questa perché sicuro, sicuro che ci vanno sopra, guarda. Comunque, qua volendo si scende. Ah, ma mi riporta dove ero prima. Va bene. A trap. Someone doesn't like visitors. A 5. Eccessivo. Oh dear. Someone's left a trap out for us. 7. Poi fa dei tiri. Cioè, potremmo anche semplicemente cliccarci sopra e disattivare tutto. Traps. How considerate. Rischio. Wow. Ho fatto 20 nat. Ok, mi sa che non ci sono più trappole. Yes, ci siamo. Let's move. Venite. Sembra essere safe ora. Possiamo salvare. Come corre strano Astarion. Ah, perché fa la Naruto Run? Stone seals this chamber against the world. The Baal amulet trembles in frightened awe. Esamina la porta. 18. Riproviamo. Meglio. Cilippo, grazie per i 41. Buonasera. Buonasera, buon pomeriggio, prestissimo. Ciao Peppe, grazie per i 6. Anche a te, bentornato. Allo. Murder. Bloody murder. Who else but Baal with these symbols honor? Vabbè, sprecato una ispirazione. Grazie, Svet, carina! Grazie, Luciana! Dolce sei. Bentornata. Non vedo l'ora di rivederci. Dobbiamo andare a fare shopping da Uniqlo, eh? Adesso che esce la collezione di Metal Gear Solid. Bisogna. Ho preso anche ispirazione. Vai, l'ho persa ma l'ho ripresa. Direi di salvare di nuovo. Oh, darkness and anger. Gripping the skull and hammer, hammer, hammer. Gore on the wall. Pulp on the hands. Head all gone. Yes, yes. Sono tutti un po' suonati, eh. I killed them all. Sì, sì, è chiuso, Raf. Scusami, mi sono dimenticata di risponderti l'altro giorno. Sì, sì, è un evento chiuso. Sì, ma infatti per quello che non mi avevano detto niente. So many sins. So much blood. Never as satisfying.
never like the first. Il primo assassino non si scorda mai. Silence is good. No screaming, no crying, no pleading, no air escapes. When I squeeze, I make sure they're quiet. I made them all quiet now. Ok. Va bene. Non diamole fastidio, eh? Seems like a good moment to talk. That divine skin you possess, unblemished by sunlight's glare. Oh, it will make for most respect. Ma tipo no? Vuole fare del cuoio con la nostra faccia? Ma smettila istantaneamente? Ah, vedo gente laggiù. Truly, Lady Orin's kills are something. Saravok, purged at last. I do not see why the Dreadlord kept such a fossil. Come lo sanno che ho ucciso Saravok? A stranger. Delectable, yes. Ma non ho fatto riposo lungo. I wonder how would your flesh feel slithering down my gullet? Succulent. Tender. Guarda, non so come potrebbe essere la mia carne nella tua gola, ma se vuoi ti faccio sentire il mio piede nel culo se vai avanti così. Allora. Tutto è governato con i riposi lunghi? Ma non ho fatto il riposo lungo, però. Quindi ho fatto solo dei riposi brevi. Tu dici, gli piace pure. Con tutti gli avventori che si sono picchiati durante il turno di Orris, sospetto che si tratti di un gioco sporco e di un barilotto manomesso. Gli dei sanno che devo puntare il dito contro qualcuno prima che i pugni fiammanti facciano chiudere la taverna. Credevo che avere un nuovo ammasso di muscoli in servizio avrebbe ridotto le risse, ma c'è qualcosa di terribilmente sbagliato in questa persona. Non dice mai una parola, ma borbotta sempre qualcosa. Va bene, Mallotto. Ora poi mi dirai, così magari lo so per le prossime run. Sì! Hush, hush. I hear footsteps trip trapping on the Qualsin. Stones. Oh, it lied to me. It lets the tyrant live and comes crawling into Baal's sanctum instead. I know what you did. Spilled my grandfather's crimson. Was mine. He showed me how to slice and slit. He guides my dagger still. Oh, did it think it could protect? Did it think it could save? Only the blades can offer salvation. Inganno. Gortash è morto. L'ho lasciato marcire sul tetto della sua fortezza. Male, che sono fortissima a ingannare. You do not smell of his corpse rot. Yes, I feel it. He is grave meat now. You will be next. Your blood will clot the gutters of this place. Your flesh will rot on the slab. A worthy offering at last. All the lordling's pretty plans bleeding out in the gutters. And soon, your crimson will join his. I will finish what my grandfather started. Saravok brought this city to its knees, but I will be the one to slit its throat. I am Baal's chosen.
dovresti ascoltare Sarebok, ti ha sempre mentito, non sei solo sua nipote, sei anche sua figlia. Oh sì, facciamola impazzire lentamente, anzi molto velocemente. Lepus Twitch, grazie mille per la sub, ben arrivato. Ben arrivato. No. No. Oh, yes, he did. No. He didn't. Didn't. Pig mouthed little liar. Grandfather loved me. He worshipped me. These petty smearings will not save you. Sarebok stesso mi ha detto la verità. Stava ridendo di te. Ah, non è vero che stava ridendo, ma io le dirò così. Fuck. Ispirazione. Fallimento critico? No, come 23? Reispirazione, non mi interessa. La devo spezzare da parte a parte. Oh, dammi un 29. Dammi un 29. No, not him. Oh, sì. Not him. Sì, sì, sì. I did all this for him. Everything. Everything. No, Orin. You did this for me. Tiro scema, la sto tirando scema. Father, they lie to me. They lie. Hush, child. No more doubts. No more fears. No more Orin. Become murder. Adoro! Oh, Alcine è vivo? Devo portare via Alcine. Inarrestabile, molto male. Brunello, ciao! Grazie per le due sabbone! Grazie, Bru! Buondì, buondì! No, non mi sta antipatica, la voglio spezzare perché è divertente. Perché è già mezza folle, quindi le faccio fare quel passettino in più che la spinge sull'orlo del baratro. No, no, adoro Orin, è uno dei miei personaggi preferiti. Proprio per questo voglio vedere fino a dove può spingersi. Volevo vedere. Mai too late. Allora, inarrestabile. Allora, forma di carnefice. Questa entità ha abbracciato le sue pulsioni selvagge che le hanno permesso di assumere le sembianze del carnefice. 25 punti ferita temporanei, più 2 forza vantaggio e tiri salvezza su saggezza. Inarrestabile. Attacco extra migliorato del carnefice. Wow, 2 attacchi extra. Attacco di opportunità. Quando effetti una prova di un'abilità in cui sei competente, il risultato più basso che puoi tirare è 10. Permette di schivare alcuni incantesimi. Quando un incantesimo ha un effetto, infliggerebbe metà dei danni a causa di un tiro salvezza su destrezza superato. Non infligge invece alcun danno se lo superi. E solo metà dei danni se lo fallisci. È sgravissima. Forma immutabile. Gli incantesimi che alterano la forma non hanno effetto su di te. Ottieni un più 5 e tiri salvezza contro gli incantesimi che ti esilierebbero da questo piano. Ottieni un'azione bonus extra. Vabbè. Ottieni vantaggio e tiri salvezza contro incantesimi ed effetti magici. Siamo rovinati. Schivata prodigiosa, usi i suoi riflessi fulminei per proteggerti. Quando un attacco ti colpisce, subisci solo metà dei danni. Provisione. Non puoi essere sorpreso. Invece questi come sono messi? Lavoro sanguinario. Cos'è una manna profana? Ogni nemico vicino a questa entità diventa vulnerabile ai danni perforanti, a meno che non sia resistente o immune a tali danni. Santuario. Attacco extra, attacco di opportunità. Predare i deboli. Se sei sotto il 50%, ok. E poi che abbiamo qua? Gli invocatori. Sono quelli che devo seccare. Sono quelli che sono inarrestabili. Sono i primi che devono morire. Ok.
ci arrivo. Che prima di arrivarci volevo usare benedizione. Non voglio andare avanti senza usare benedizione. Tra l'altro ho anche... Ma perché cuore sempre ultima? Tra l'altro non ho praticamente più slot incantesimo con cuore. Però ho le pergamene, quindi non è un problema. Vai, Angelino. Arrivo massimo fino a qui. Vado vicino agli incantatori. Metto qua in mezzo, in modo da rompere le balle a entrambi. Arlac. Allora, evoca Graffio. Che Graffio può essere utile per restare. E salterò qui. Più avanti possibile. E andrò qui. In mezzo a loro. Allora, Starion, partiamo subito da... Rivesti la tua arma attiva di veleno. Quando colpisci un nemico, questi deve superare un tiro salvezza su costituzione con CD 17 oppure diventare avvelenato e subire uno o sei danni da veleno alla fine di ogni suo turno. Bellissima. Vai. Dai che mi porto cuore. Porto cuore con me lì vicino. Mi devo avvicinare un pelo. Allora, prendi cuore e ce ne andiamo. Vedi l'alleato? È questa, lei. Scusami. Cuore. Non vuol dire il bersaglio non può essere mosso con la forza? Certo che può. L'ho presa, credo. Come faccio a sapere qual è? Qual è il bersaglio che ho scelto? No, imp. Cuore scuro, ecco. No, no, ma la posso teleportare. Però ogni tanto fa così, non so perché. Non è la prima volta che mi fa sta storia qua. Mannaggia. Mi fa scalerare. Non posso muovermi qui. Cioè, devo per forza teleportarmi. Prendi cuore. Niente, non riesco a prenderla. Vabbè, prendi un ghoul, dai, capito. Me la fa prendere. Ah, perché ho gli stivali che non posso essere spostata. Ah, ecco perché, è vero, è vero. Va bene, mi porto il ghoul allora. Leggettino col ghoul. Sì, secondo me ci fanno un bel po' male. Comunque che salvo anche perché effettivamente è stata anche una discussione lunga. Ciao, Just Red! Buon terzo anniversario, Just! Bentornatissimo! È vero, sì, sì, no, non può essere spostata lei finché non si sposta, non si concentra. Ma mi ha appena schiacciato sotto i piedi i tutti ghoul? Oppure il mio personaggio? Fantastico. Allora, Graffio... Corri e stai il più lontano possibile da questi elementi.
a graffio, credo che lo terrò qui. Deve stare lontano dal combattimento, perché deve restarmi la gente. Allora, prima vado con lei. Ma non posso. Mannaggia. Sunnata. Non posso neanche bere pozioni, mi sa. Non posso fare nulla di nulla. Va bene. Vorrà dire che... Sguardo funesto, tormenta un bersaglio con il tuo sguardo maligno per spaventarlo. Credo possa funzionare. Ma bello il multiattacco, quanti danni! Like it. Come bersaglio non valido? Ah, già. È inarrestabile. È anche inutile fargli qualcosa. Vabbè, prendiamo la pugni. Tanto posso fargli solo uno per un po'. No choice but to keep going. Con lei non posso far niente. No, cuore, no! Dai, ma 3 ore per arrivare al suo turno e quando arriva mi vola dall'altra parte. Non ci credo. La mummia è forte, però che... Tra l'altro è mezza morta, vabbè. Niente, mancato. Ira. Aspetta, il visir dei giganti. Però poi non posso andare in ira. Ah, ho già 21 di forza. Ancora l'elisir di prima. Bene. Il flamp? Sul serio? Ancora santuario sti due. Va bene, allora andrò su di lei. Ragazzi, non è che cioè vado cambio target. Che vi salvate. Ancora inarrestabile. Ok, non più. Mito inarrestabile, sei circondata. Attacco furtivo e mischia. Sfida a duello. Ronza. Ma possibile che fanno tutti fallimento critico contro questi? Che razza di statistiche hanno che sto facendo solo fallimenti critici? E il mio healer... Vabbè, sì. Quanti attacchi ha fatto? Allora, io spero che Graffio sia ancora vivo. No, Graffio è appena stato shottato. Non capisco se sono io che sono particolarmente sfigata o se questo combattimento mi fanno un culo devastante. Metri 16 metri. Ok, ci arrivo. Prendo l'attacco d'opportunità, ma ci arrivo. Vai, Angelino. Mi servi qui. Cazzo, c'è anche cuore lassù che sta morendo. Devo rifare sto combattimento da capo, raga. Mi sono morti tutti. Siamo già morti praticamente, sì. Perché cuore è morta. Siamo già morti. Tocca rifarlo.
assolutamente di farlo. Eh sì, siamo morti. Non posso uscire da sta situazione. Conta la CA e sfiga che tiri uno di dado. Ma ho tirato troppi uno in fila all'altro. È andato tutto storto, esatto. Tutto quello che poteva andare storto è andato storto. C'è cuore, 600 anni per arrivare al suo turno, e quando è arrivato è stata spaventata. Vai, a chi tocca? Al ghoul. Riproviamo. Ciao Alex, ma bentornato, che bello vederti. Cavolo, dai tempi di Pokémon Go, dal 2016. Ma volevo fare la benedizione. E il problema è che... guarda dov'è cuore. Me la fa attaccare dopo 600 anni. Vabbè, finché me li spaventa, che vanno da questa parte, va anche bene. Basta che non me li faccia salire su per le scale. Sono impaurita. Aspetta un attimo, perché? Io ho ancora l'incantesimo livello 6, non puoi essere spaventato. Tieni vantaggio e tiri salvezza e i vostri punti ferita aumentano. Sai cosa? Devo fare il l'avevo detto anche prima, ho detto devo fare il banchetto degli eroi prima di far sta roba. Facciamo il banchetto degli eroi e poi affrontiamo sto combattimento. Perché non l'ho mai usato sto benedetto banchetto degli eroi, che è tipo una delle cose più sgrave che posso fare. Quindi giochiamocela un po' più di tattica. Banchetto degli eroi, così non mi possono spaventare i personaggi. Abbiamo le statistiche aumentate e si va a menare. Sì, sì, sì. Mi devo rifare la discussione con Orin. I buff servono, assolutamente sì. Sì, sì. No, ma non serve la telecinesi qua. Cioè, nel senso, sì, però... quello che è importante adesso è che non prendiamo troppi danni. E soprattutto che non mi spaventano i personaggi. Evochiamo Graffio adesso, fuori dal combattimento, così non perdo un'azione bonus. Quindi tutte le robe, le pozze, le pozioni, tutto quello che devo fare lo faccio adesso. Okay. La Sempione, la Parco Sempione. Allora, facciamo il banchetto degli eroi. Oh, guarda che bello, pancia piena. Bellissimo, non possiamo essere spaventati fino al prossimo riposo lungo. Poi il resto lo farei durante il combattimento. Starion, quanto durano le pozioni? Anche queste qua sono azioni bonus, ma le utilizzerei in combattimento. Bene, andiamo. Never a dull moment. How much farther can I go? Da Orin. Bla 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 bla. Did it think inganno. Did it think it could save? Only the blades can offer salvation. Sì, ma non mi puoi già fallire i tiri adesso, zio. Dai. Finish what my grandfather started. Saravok brought this city to l'attacco e basta, ma vaffanculo. Bene. Yes, yes. Baal shudders beneath us. He calls our crimson forth. He will be. Attacco direttamente. Come to me, father. È inutile tanto parlarle del fatto che Saravok le ha fottuto. L'ha fottuta. Parlatano, sempre fidarsi dei disonesti. Astarion trova l'ispirazione. Ok. Niente, cuore sempre in fondo. Vabbè, l'iniziativa basta, c'è poco da fare. Cerchiamo di
non allontanarci troppo. Perché io su di... Io con cuore vorrei tirare faro di speranza. Beh, oddio, in realtà qua i guardiani spirituali sono forse meglio, perché ci sono davvero tanti nemici. No, vado di guardiani spirituali invece. Quindi fa chi es, sì, attacchiamo. Armatura magica, quindi puoi essere colpito. Wow! Bella lì! Good job, Karlak. Oh, ora sì che ragioniamo. Angelino, mi arrivi fino a dove? Fino a qua, va bene. Tanto non può fare niente con questi. Lo mando come prima addosso a questa qua per rompergli le scatole. Morin. C'è una muraglia di ghoul qua che deve superare Orin. Starion. Vediamo se ora riesco a prendere. Ah, adesso me la... Vedi che adesso me la fa prendere? Ma che strano, prima non andava. Boh. E ci teleportiamo qua. Via. Perfettissimo. Brava Starion. E faccio duello su di lei, così la costringo a stare su di me. Ecco i ghoul. Così... Si pensano i ghoul. Bello sto critico. Molto bravi. Lascio mummia, ghoul, tutto qua. Così ci pensano loro a distrarla. No, il mio imp. Inarrestabile 2. Lui è inarrestabile 6. Quindi ci vorrà ancora un bel po' prima di fargli dei danni. Andiamo su di lei. Con il multiattacco. Sono tanti danni. Io le tolgo inarrestabile. Perfetto. L'abbiamo tolto. Poi manca solo il mio PG. Li porto via, così cuore può fare cose. Vorrei andare di fame di Adarqua, però... A sortilegio lo posso usare. Io gli abbasserei... cosa gli abbasso? Ma intanto un bel fame di Adar su... Beh, però non è abbastanza grande. Lo posso tirare dopo. L'intermittenza non è male, eh. Vado di sortilegio. Ah no, aspetta, perché avevamo letto qua. E mi sa che non ha effetto su di lui. One day I'll catch him. Lei. Grazione.
No, ho cambiato idea, vado in intermittenza. Ah, e mi sparo anche la pozione di velocità. Qualcosa di meglio. No, vado di velocità. Posso anche attaccare sta gente. Sto vicina ai miei amici. Perfetto. Direi che finalmente ha perso la condizione del fatto che non potevo attaccarla. Con i ghoul togliamo inarrestabile. Benissimo. Vai mummia. Mummia che fa il multi attacco. Come il bersaglio non è valido. La pugna allora. Peccato non poter fare molti attacco. Comunque vai, ghoul davanti e dietro. Oh, cuore, cara cuore. No, non voglio il faro di speranza, ma voglio i guardiani spirituali. Sì. Radiosi, danni radiosi. Vai. Qui ovunque ci spostiamo, danni radiosi a manetta. Olè. Ah. Ops. Vorrei farli anche a questo qua, mi dovrei spostare, per ora sto qui. Ah, vediamo se ho una pozione anche per lei. Al canale maggiore. Vai. Mi prendo uno slot incantesimo. E cosa gli ha dato? Cosa le ha dato? Putrefazione della mummia. Questa entità ha meno 8 al massimo dei punti ferite e non può essere guarita. Ma che figata la mummia! Ah, le ha ridato inarrestabile. Praticamente ogni tot balle le dà inarrestabile. Sì. Ma bellissima la putrefazione sua. Colpisci un nemico con un pugno e tenta di contaminarlo con la maledizione della mummia. Bellissima sta cosa. Non può essere guarita. Ma in putrefazione... Ma strabella. Stupenda proprio. Bella bella. Ok, allora, ammazziamo la tipa, Ira, prima di tutto. Ira. Uno. Due. E mi fermo qua. Poi Angelino. Allora, Angelino, vedi se riesci a finirla. Molto bravo, perfetto, direi che lei è andata. Adesso stai addosso a questo tizio qui. Hanno tutti il santuario, è quello il problema. Vabbè, lui non c'è. No, ce l'ha ancora. Quello mi ha seccato dei ghoul. Dunque. Che cacchio facciamo che questi hanno tutti santuario? Andrò a menare lui. Contro la mummia e basta, è rimasto. Mm.
Potrei fargli sfida a duello. Ci arrivo. Buono, gli ho fatto 31. Scusami, è inarrestabile, ma i danni li prende lo stesso, non capisco. E aspetta, il veleno me l'ero tirato io, no? Stura, eccolo qua, rivesti arma. Ero convinta di averlo già fatto, però. Non l'avevo usato prima, mi sa di no. Oh, sono attaccabili? Allora, tu hai ancora santuario, però sei mezzo morto. Quindi se ti faccio un bel attacco ad aria, come la vedi? Benissimo, fuori uno. Andiamo da lui. Poi, allora, io posso fare attacchi ad aria. Intermittenza teletrasporto. Ma aspetta, gli altri incantesimi? Cioè, come funziona? Posso tornare dove voglio? Mi rimetto tipo... boh, qui? Vicino ad Alsin? Sì. Forte. Posso anche usare metamorfosi volendo su di loro. È molto più divertente usare fame di Adar. Prendo due. Bene. E già che ci sono... uno, due, tre. Sare stabile ancora, va bene. E ancora tre. No, aspetta! Congeda. No, non voglio congedare. Vorrei tornare nel piano astrale, ma mi sa che posso farlo dopo. Dunque, allora, lei fa danni ad area. Dove sono? Perché la vedo così, cuore? Cuore buggata. Buggata, sì, è sottoterra glitchata, poverina. Dunque, danni ad area. Tipo rune esplosive. Non ci arrivo. Sì. Ma che area hai, signorina? È un redivivo? No. Guardiamo della fede. Tutto quello che è intorno a lui. Vai. Non ti attacco. Continua. È carina la mummia. Che creaturina adorabile. Uno inarrestabile su Orin. Di nuovo inarrestabile. Devo farli fuori tutti, così smetteranno di darle i doni. Dunque. No, ma io no. Ma mi si è tolta la concentrazione su di loro! Molto grave! Vuol dire che sarò costretta a lanciare la mia arma. Mi sa che quando me ne vado nel piano mi si toglie la concentrazione. Ah, shit, non può essere ferito così. Ok, prendiamo allora degli attacchi ad area, tipo questo.
Sfigato di merda. Godo. Che bello sto gioco. Ciao scemo. Stupendo. Ok, mi sa che Angelino lo porto a questo punto ad attaccare il boss. Tanto è inutile che lo tengo qui. Ma c'è un ghoul ancora. Oh poverino, è rimasto abbandonato qua giù. Povero ghoul. Da lì non ci arrivo mai nella vita, quindi vado a piedi. Non osare uccidere la mia mummia, eh. La curerò la mia mummia. Ho un sacco di vita per fortuna la mummia. Veramente tanto. Allora, tu cadrai da solo. Vediamo come posso fare a buttarli tutti di sotto questi tizi. Metti il muro di fuoco che non l'ho mai usato. Aspetta, salviamo perché non l'ho mai usato il muro di fuoco e non so come funziona. Salviamolo. Ah, così. Oh, ok, no, aspetta. Allora. Nice. Veramente... si estende per tantissimo. Vabbè, io glielo metto a loro. Bello lungo, sì sì. Cazzo, se non avessi messo lì in mezzo. Vabbè, eccolo qua. Benissimo. Ardete. Have fun. Sfida a duello. Duello obbligato. Così può solo attaccare Astarion. Curare solo Astarion così è abbastanza comodo. Ma questo non ci pensa, ci pensa Karlak a lanciarlo. Comunque, sai che sto guardiano della fede che ho messo qua è inutile. Aspetta un attimo. I bersagli già incendiati vengono raffreddati rapidamente e diventano fragili. Però non ci arrivo. No, invece sì che ci arrivo. Aspetta, quanto è lungo? Non abbastanza da prendere tutti e due. Vado su di lui. Can't even catch my breath. Io mi metto qua su a lanciargli gli incantesimi. E li tiro da qui, guarda. Ah, non posso. Credevo di potermi teleportare lassù. Forse ero troppo lontana. Va bene. Ancora inarrestabile. Si muoiono da soli. Folata di vento. Spazzarne via uno. Ecco, dovrebbe spazzare via questo che è full. Così, così rischio di sbalzare anche Carla. Caso. Ok. Che bello, mi fa troppo ridere quella cosa. Poi ho un altro slot incantesimo, io andrei di pergamena. Tempesta di nevischio, invoca una gelida pioggia di nevischio che spegne le fiamme, crea una superficie di ghiaccio e fa perdere la concentrazione agli incantatori. No. Deve essere qualcosa che vi fa, che vi corca di danni. Perché ci sono sti buchi? Che fastidio. Frantumare. Ah, li posso
posso prendere tutti e due. E allora no. E allora vado su Orin. Sì, vado su Orin. Vai. Anzi no, teniamolo lo slot, va, non si sa mai. Teniamolo, teniamolo. Niente, il guardiano sta lì a rimirare l'immensità. Ti attacco, vai. È valido. Oh, peccato. È glitchatissima. Sotto al pavimento. Ma questi stanno morendo. E che non devo neanche curare più di tanto, perché sono tutti belli vivi. E non ho gente messa male in questo momento. Basta andare lì fisicamente per fargli prendere i danni ad aria. Quindi facciamo così. Ciao. Ciao. Ho preso danni anch'io, aia. Oh, Berserker Live. Grazie mille per il supporto, ben arrivato. C'è anche un dado. Arriva il dado. 5. Tiro migliore. È rarissimo fare 5. Best numero. Complimenti. Ah, questo è quasi morto. Questi muoiono fra poco. Questi quasi a te ti spingo via. Questo quanto ha ancora di inarrestabile? 7 di nuovo. Che vorrei spingerlo via. No, non ne vale la pena. Dobbiamo togliergli sti inarrestabile. Però prende comunque i danni. Capisco. Intanto l'ho buttato a terra. Vantaggio. Nice. La stiamo debuffando di brutto comunque, eh? Era anche inarrestabile, ma le sta prendendo. E tra l'altro può attaccare solo Astarion. Quindi sai cosa faccio? Adesso volevo far fare il giro ad Astarion, così è costretta ad attaccarmi da questa parte, però che non ci arrivo. Che ha ancora il duello obbligato, sì. Sai cosa faccio? Vado indietro, così lei ha duello obbligato, è costretta a venire qua e si prende attacco di opportunità da tutti. Sì. Ok, vai, sono rimasti solo quei. Questo ha 1 di vita, questo ha 7, è praticamente andato. Benissimo. Ci teleportiamo qui. Beh, ma anche loro sono morti. No, non ha senso andar lì. Sono praticamente morti. Bene. Vai. Grazie, Orin la vedo molto spacciata. E vedo i miei personaggi tutti full di vita. Tranne, vabbè, cuore ha preso qualche danno, ma niente di che. Ecco, lei mi uccide l'ultimo. Perfetto. E io una curettina d'aria la tirerei. Ah, aspetta, se vado leggermente più avanti prendo anche la mummia. E loro sono full, non ne vale la pena. Tutti full. Che pro curare la mummia che ha ancora... Ha 105 di vita, 73 ancora.
Ma ti tiro un dardo tracciante in testa. Nonchalance proprio. Zakeorin muore, ragazzi. Zakeorin ci saluta. Arlax, sei pronta per il colpo finale? Qualcosa mi dice che Orin ha fatto puff. Beh, c'è da dire che all'inizio mi stava facendo il culo. Però nel primo try effettivamente, raga, abbiamo avuto più sfiga che anima. Cioè, proprio sfiga, sfiga. Tutte le sfighe più potenti che potevano capitare sono capitate. Oh, armatura di cuoio borchiato. Riduci di uno tutti i danni contundenti subiti. Ottieni un bonus più uno all'iniziativa. Bella, tra l'altro, leggera. Poi, questa roba da vendere. Malizia cremisi. Ridare i deboli, infliggi 1-4 danni perforanti extra con quest'arma e bersagli che hanno punti ferita pari o inferiore al 50%. Incantamento dell'arma più 2, solo mano principale, brutalità delle vene rosse. Quando effetti un attacco con vantaggio, infliggi 7 danni perforanti extra al bersaglio. Wow. Questo è molto bello. Poi abbiamo la chiave dell'altare. Sete di sangue amplificata. Sono entrambi leggendari. Questo è ancora più leggendario. Critico migliorato. Quando effettui un attacco, riduci di uno il risultato minimo del tuo tiro per colpire necessario per mettere a segno un colpo critico. Questo effetto può essere applicato più volte. Colpo accurato mi dà anche in più. Solo mano principale, sfruttare debolezza quando colpisci una creatura con quest'arma, rendila vulnerabile ai danni perforanti. Carapace mutilato. Bestiario, massacro senza forma. Mentre sei camuffato sotto metamorfosi, ottieni un bonus più uno ai tiri per colpire e ai tiri per i danni. Maschera senza volto, ottieni vantaggio alle prove di inganno e persuasione. Ce l'ho già. Classe armatura più uno. Wow. Allora, queste le voglio provare entrambe su Astarion. Ah, Gemmane Terese di Orin. Che sto trovando? Non trovo mai armi da mago, porca miseria. Cioè, non riesco mai a trovare roba per il mio main. Comunque sono entrambe fighe. Stavo usando lo stocco, ma... Quel pugnale... Dove è finito il pugnale? Eccolo. Che sono tutte molto forti. Però io farei così. Eh sì. Decisamente sì. Anzi. Effettuo quasi sempre attacchi con vantaggio, quindi preferisco fare 7 danni in più, quindi switchiamole. E rendere vulnerabile ai perforanti. Sì. Sì, no, vanno invertite, perché comunque ho sempre vantaggio di solito quando attacco con Astarion, quindi mi conviene, perché uso minacciare, cioè vado di minacciare, fiancheggio, quindi ho vantaggio. Non so chi dare st'arma. Sono arrivata a un punto dove ho tutte armi leggendarie. La darò a qualcun altro. No, è fiancheggio per avere vantaggio. Sì, scusami, minacciare perché quando sai... Quando glieli porti in corpo a corpo hanno minacciare e in più poi mi avvicino con l'altro personaggio. No, hai ragione. No, lo so che minacciare non è vantaggio. Hai ragione, sono confusa io. Volevo dire che mi avvicino con due personaggi. Non so perché ho detto minacciare. Minacciare quando ti avvicini fisicamente. Allora, questa qua la porto, la mando all'accampamento in realtà per ora. E
E ne faccio poco. Infliggi danni extra con i trucchetti, pari al tuo modificatore carisma. No, questo è troppo più forte. È deludente la tunica di Orin. Cioè, ho di meglio. Cioè, non è niente di che. Engage e fai l'attacco furtivo non vuol dire che hai vantaggio. Vantaggio vuol dire che tiri due dadi. Ho capito che intendi. Beh, ma io per fare l'attacco furtivo devo avere vantaggio obbligatoriamente. Non posso fare l'attacco furtivo senza fare vantaggio. Infliggi danni extra ad un nemico su cui hai vantaggio. Non devo obbligatoriamente avere vantaggio per usarlo? Non lo so, è la prima volta che gioco l'assassino. Ah no? Ah, puoi effettuare questo attacco... Ah, mancava un pezzo! Mancava un pezzettino alla descrizione. Puoi effettuare questo attacco anche se possiedi un alleato entro 1,5 metri dal bersaglio... Minacciare, esatto. Cioè quando... Sì, che gli viene a minacciare quando gli stai addosso. E tu non possiedi svantaggio contro il bersaglio. Ok, grazie. Sì, no, ma infatti avevo capito male. Grazie del chiarimento. Sì, l'avevo... Mi mancava un pezzo alla descrizione. Thanks. Ok. Allora, abbiamo tutto. Questa di Orin, boh, la mando all'accampamento. Non mi serve. Vediamo. E abbiamo la seconda gemma. Ripulisco tutto. Se le diamo a Karlak. Poi converrebbe fare un riposo. Sì, dopo andiamo da Alsi. No, perché l'ho mandata all'accampamento? Queste le vendiamo. Tra l'altro sarei curiosa di vedere se i tizi sopra sono d'accordo con quello che ho appena fatto, ovvero uccidere Orin. Sì, Alsin, buongiorno. Ti sei appena svegliato, vuoi già dare fuoco a roba? Alsin? Tutto bene? Credo che verrà con me. Ho questo sentore. Questo posto puzza. Disse Alsin. Gildro Fabbro. Grazie per la pozza. Ora questi sono tutti i sacrifici. Borrowed scrolls must be returned within a 10 day. It seems the Temple to Murder has a lending library. L'estasi dell'omicidio, ma mi sa che l'avevo già letta. Sì. Se ne avevamo già trovate in giro. Loro non fanno una piega, guarda. Sorte dei nostri nemici. Qui giace Antira Torp, pugno fiammante che ha pensato di interferire con un empio omicidio rituale al parco di Vista Porto. Il suo corpo giacerà qui finché ogni brandello di carne non sarà stato ripulito dagli scarafaggi mangiacadaveri. Così serviremo tutti coloro che si intromettono nei sanguinosi affari di Pal. Hai capito? Poco vendicativi. Oh. Grandi tesori ci attendono da questa parte. Qua non c'è niente. Voglio vedere che cosa c'è lì. Ah,
Però io non ho finito di ispezionare il tempio, vabbè. Sono un po' dispiaciuta di aver ucciso Orin. Ah, ok, torno all'inizio della sala, mi sa. O no? Dove sono? Sala degli eletti. Vabbè, ma ci vado dalle scale. Cosa sono? Un traditore? La patria? Devo passare dai cunicoli? Allora, ci andiamo da qui. Vai, tornate tutti, andate a piedi. Arrivo.